Sono appena tornata da un paio di commissioni, ho portato Tommaso al nido, sono andata a farmi un po' di spesa e sono andata anche da Saponi e Profumi, quindi il tempo di tornare a casa, scaricare, cambiarmi, vestirmi da casa. E niente, faccio un video, ho 20 minuti, quindi via. Dunque, inizio dal supermercato perché ce l'ho qui. Nulla di particolare, logicamente, però così. Per il compagnia, come al solito, ho preso uno dei miei dentifrici preferiti, che è quello dell'antica erboristeria del Fresco Polare. Mi piace anche la versione purificante, ma il Fresco Polare è sicuramente quello che preferisco. Non mi piacciono i detersivi, certo, i dentifrici, quelli erbacei, che ne so, c'è la versione salvia e menta, assolutamente no. Per me il dentifricio deve essere freddo. Freddo. Lascio perdere i prezzi perché altrimenti la facciamo troppo lunga. Poi ho comprato due ricottine vallelata, quelle piccoline. Questa la mangio sia io che Tommaso. Di solito gliela mischio, gli faccio la pastina con la ricotta e il prosciutto cotto, oppure gli faccio le palline di ricotta e zucchine, tipo, quindi le polpettine. E a seconda della morbidezza o le inforno 10 minuti così senza niente, oppure gliele do proprio così, dipende insomma dalla consistenza. Poi ho preso lo yogurt alla banana dell'Arborea, sempre per lui. Poi ho preso una porcata, che sono le forno chips di McCain, taglio classico. Io preferisco il taglio che non so come si chiami, è più stondato e più grosso, preferisco le altre, però non c'erano. A me le McCain piacciono un sacco. Poi ho comprato la Bonduelle carta delle insalate, ideale per formaggi, pan di zucchero, radicchio e porro. Pan di zucchero, radicchio e porro, il porro si sente tantissimo, quindi ha un sapore veramente molto cipolloso, molto forte. Qua c'è scritto ideale per formaggi. Quando ho visto questa immagine qui con il tomino, sono andata al banco e mi sono presa anche un tomino. E questa insalata io non la mangio da sola perché altrimenti stendi, cioè uccidi la gente in un niente. La mischio ad altre insalate, mi piace proprio il sapore. Ho dimenticato le noci. Vabbè, le prenderò da Eurospin quando tornerò. Poi sempre della Bonduelle, perché era in offerta, ho preso l'insalata Armonia, che è molto semplice. Ha radicchio rosso tondo, songino, valerianella e riccia. Era in offerta e non avevo voglia di comprare insalate normali, cioè quelle da lavare. Poi sempre vallelata ho preso una mozzarella, solo perché era in offerta. Io di solito non le compro quasi mai. 12 luglio era in offerta, quindi l'ho presa. Poi, allora, ho preso due cose che apparentemente vanno molto di moda, ossia le cose vegetali, veggie, bio, bla bla. Io non sono vegetariana, non sono vegana, non è una cosa che mi appartiene, non ce la faccio, non ce la farei mai, non mi interessa proprio, neanche, sinceramente non prendo neanche in considerazione l'idea, ma mi piace molto assaggiare un po' di tutto. Quindi ho preso il burger bio agli spinaci, questa è la marca Despar, era uno supermercato Despar in cui non vado mai sinceramente, ma era di passaggio vicino a Saponi e Profumi e francamente non avevo voglia di farmi altra strada per arrivare altrove, quindi ho preso questi burger bio agli spinaci. Questa marca, di questa linea Despar, ho visto che c'erano un sacco di prodotti e che costano, mamma mia, costano un sacco di soldi. E poi ho preso anche i mini burger, quinoa e zucchine. Questi proprio mi incuriosivano di più. Quindi vediamo un po', questi sono 4 e questi sono 2. Costavano tipo 2,85 euro, una cosa del genere. Poi, vabbè, poi sono andata al banco e ho preso del Parmacotto, e il tomino. Poi al pane ho preso 3 piccoli filoncini, tipo 3 baghettine integrali, e poi ho preso 2 confezioni di latte Arborea, sempre per Tommaso. Quindi una volta terminata la spesa, aspettate un attimo,
Ok, una volta terminata la spesa, vi faccio vedere quello che ho comprato da saponi e profumi, perché mi mancavano tante cose. Quindi mi mancava il detersivo per la lavatrice. Sono andata stamattina ad attaccare, ho detto, prima di uscire mi attacco il lavaggio, quelli bianchi a 60 gradi che ci mettono 1000 ore, vado e avevo finito tutti i detersivi. Quindi ho ricomprato quello che stavo usando, l'ho comprato già 3 volte, ed è essenza di argan, Dual Power la marca, lo etichettano sempre come uno dei prezzi più bassi, prezzo discount. Guardate, io mi sono trovata molto bene, mi piace il profumo, è un detersivo come francamente come tutti gli altri, fondamentalmente ha un buon profumo e costa poco. Cioè il prezzo di base, il prezzo di partenza diciamo è basso, poi ovviamente in offerta si può trovare anche di meno, però vabbè. Ci facciamo caso che tutti i prodotti argan, olio splendente eccetera eccetera che vi ho detto l'altra volta sono tutti con questi colori ambrati o bronzati, marroncini, dorati, tutti uguali. Chi lo compra? Io. Vabbè. Poi ho preso un rotolo da cucina, questo è dalla marca Sofidea, e sono 3. Poi, allora, c'era una volta arrivata in cassa ho visto che c'era una promozione. Ogni 15 euro di spesa, aggiungendo 4,50 euro, potevi prendere un set di asciugamani. Asciugamani Naioleari, siccome ce ne sono sempre di asciugamani da buttare, asciugamani vecchi, io mi devo solo decidere a buttarli, perché ogni tanto ne trovo, li ho comprati ultimamente, tutti gli asciugamani che ho comprato li ho presi da Eurospin e mi sono sempre trovata bene. Ovviamente non durano tantissimo, nel senso che un paio d'anni e poi magari, non tutti, però alcuni in un paio d'anni, ovviamente usati a ripetizione, sempre quelli, quindi insomma va bene, li paghi poco e quindi poi li devi eliminare, solo che io non riesco a eliminarli. Dettagli. Quindi ho preso questo, 2 pezzi naioleari, viso e ospite, ed è questa sorta di celestino grigiastro con queste righe blu, blu, bianche e celesti. La signora prima di me mi ha fregato il set beige e quindi niente, l'alternativa era un lilla, violetto, oh. A me non piace. Poi ho preso anche il volantino, ma non so se avrò tempo, se ho tempo ce lo guardiamo insieme perché non l'ho manco guardato. Poi ho preso le ricariche del Gillette Mac 3, che in casa comunque è sempre da tenere. Poi a proposito di detersivi in offerta, questo è da 21 lavaggi, quell'altro è da 24, questo era in offerta ed era una buona offerta, 1,25 euro, 1 euro è poco comunque. E il General a me piace tanto, io ho preso quello normale, universale, qua dice bianchi luminosi e colori splendenti, c'era anche la versione col tappo verde, credo una versione freschezza, una cosa del genere, col tappo rosa invece era la versione antitrasferimento dei colori, però io sono andata sul sicuro e ho preso quello. Poi ho preso il mio morbidente Lenore Ore Fiori di Vaniglia, che ultimamente ho sostituito diverse volte con altri, tipo con quello Malizia, sempre argan, sempre dai colori ambrati, il coccolino ho provato, ne ho provati diversi, quindi ora torno al Lenore. Poi chiudiamo i detersivi, credo, ho preso l'ace Vicigel con la candeggina. Per me nel water, in bagno, solo prodotti con la candeggina. E poi credo di aver terminato con i detersivi. Dunque, a proposito di ambra, splendenti, oli, eccetera, ho ricomprato il balsamo Splendor, olio splendente. No, balsamo illumina, sì, quello, che era in offerta a 89 centesimi, una cosa del genere. Allora, mi sono ricomprata Head & Shoulders 2 in 1 antiprurito, che vi ho detto che mi piace tanto. E poi sono tornata dopo tanti anni
al Sunsilk, volevo riprovare il Sunsilk. Sai le come si chiama, le pubblicità di quel abbiamo studiato una formula pazzesca. Ah, boh, proviamo. Questa è fatta da Widad, l'esperta dei capelli ricci, con la tecnologia Curl Lock. Quindi ho preso shampoo e balsamo. Tanto voglio dire, male che vada, li conosco, sono uno shampoo e balsamo. Poi vabbè, salva slip, interessante. Una confezione di cera depilatoria, io uso quelle rosa al titanio. Poi, allora, ho finito il sapone liquido. Io non uso il sapone liquido, ma di solito compro dei bagnoschiuma e uso il bagnoschiuma nel dispenser. Allora, ho voluto provare questi due perché l'ultra dolce ha fatto da poco, credo, le versioni in bagnoschiuma con le profumazioni degli shampoo, dei balsami, eccetera. Io ho voluto prendere questo qua, bagno doccia ultra delicato tesori di miele. Ammetto di averli sniffati prima di comprarli, ma tanto poi li ho comprati, per adulti e bambini senza parabeni, con miele, papaveri e propoli. Questo è molto dolce, credo che come sapone per le mani potrebbe disgustarmi, quindi per il sapone, come sapone per le mani, ho preso questo, crema d'avena e mandorla dolce, che invece al contrario ha proprio una profumazione più, non lo so se poi magari è una cosa mia mentale, però ci sono delle profumazioni che sono adatte secondo me per lavarsi le mani, per lavarsi le ascelle, insomma per il lavandino, e delle profumazioni adatte invece al sotto la doccia, che di solito sono più calde, più avvolgenti, mentre quelle per il lavandino, diciamo per il dispenser, devono essere profumazioni più delicate, più neutre, non lo so, forse è una cosa mia mentale. Poi, aspetta che tolgo le ultime cose. Allora, mi sono ricomprata il solvente ad immersione di Royal Beauty. Io di solventi ad immersione ho provato questo di Royal Beauty, infatti l'ho ricomprato e per me è il migliore e ha una durata, ha avuto una durata lunghissima. Quello Maybelline che ha una spugnetta non mi è piaciuto, infatti non l'ho ricomprato più, che ha una spugnetta troppo liscia, quindi non fa un po' fatica e si spezzetta anche, non mi è piaciuto. E quello Essence che ho ancora e che ho usato anche stamattina, ma che comunque non mi soddisfa. Questo è quello che tra i tre ho preferito, infatti me lo sono andata a ricomprare, 3,90, ma mi è durato un sacco. Io di solito in casa ne ho sempre tenuti due, in modo da averne uno per lo smalto scuro e uno per lo smalto chiaro, insomma, nel senso, se mi metto lo smalto nero, se mi metto lo smalto blu scuro, eccetera, quelli, oppure anche quelli con le palline, uno smalto con tipo effetto uovo di quaglia. Ecco, in quel caso, se lo uso con la spugnetta con cui mi tolgo gli smalti chiari, me lo rovina e ciao. Alla volta dopo mi ritrovo, togliendomi lo smalto, mi ritrovo i pallini, eccetera. Ho degli aloni scuri, non mi piace. E quindi così. Poi mi sono ricomprata questo, che io ricompro ormai da 2-3 anni. Due anni almeno sicuramente, il Licia Deo Nature ai fiori di echinacea, vero? No, echinacea, è un fiore echinacea, sì, credo. Echinacea e vitamina E senza sali d'alluminio. L'ho comprato per la sua profumazione perché mi è sempre piaciuta tantissimo e ci sono momenti in cui, non so, quando vado al mare, oppure l'ho già detto, quando sono in casa o quando devo uscire per pochissimo tempo, insomma, in cui non mi serve necessariamente un deodorante come i Nivea, insomma quelli a lunga durata, e quindi preferisco usare questo. E poi ripeto, ha un profumo buonissimo, quindi l'ho preso per quello. Poi mi sono comprata una spazzola quadrata, che era tantissimo che me la dovevo prendere e non me l'ero mai presa. Siccome mi sono trovata bene con la spazzola tonda di Royal Beauty che ho, sono andata sempre nello stand Royal Beauty e ho preso appunto la spazzola da ASMR, fondamentalmente. Chi segue i video rilassamento sa che questa è la spazzola più usata nei roleplay di ASMR. Poi ho preso anche un pettine in legno, che per l'estate dovrebbe andare. Ovviamente la spazzola quadrata va
quando i capelli sono lisci o comunque in piega non sono ricci, naturalmente, anche perché io non ne uso spazzole per i capelli ricci, ma potrei usare il pettine in legno. Allora, questo è un pettine in legno, il made in Italy, legno di faggio, denti arrotondati, vabbè, antistatico, ipoallergenico, leggero e maneggevole. Così, un legno naturale made in Italy, allora l'ho preso e ho scelto la versione doppia. C'era anche quella unica, quindi tutto di un, non so, coi denti larghi, oppure con i denti larghi e il manico. Io invece ho scelto la doppia perché non si sa mai. E quindi questo mi può aiutare a sciogliere i nodi o a pettinarli bene prima di fare la piega, quando faccio la piega liscia. Infine, dai che ce la fai Alessandra, grazie. Ho trovato, allora, appena sono entrata sono andata nell'angolo delle mini taglie, volevo alcune mini taglie che non ho trovato e ho preso due cose. Allora, ho preso lo shampoo Batiste, è uno shampoo secco, questo è da 50 ml, varrà viva, rinfresca e volumizza, capelli perfetti in soli 3 minuti. C'era anche la versione da 75 ml, ma non avendo mai provato... Sapete che mi sta venendo un dubbio? Ma quello che ho comprato sul sito Machialia è Batiste? Non me lo ricordo. Non mi è venuto un dubbio. Comunque, diciamo che anche se quello fosse Batiste, questa versione classica non l'avevo provata. E poi me lo tengo proprio per... è una mini taglia da viaggio, quindi... Santo lo shampoo secco... Ovviamente quando hai i capelli lisci. E infine ho trovato queste che non avevo mai visto, una mini taglia, sono salviettine esfolianti. Ora io, va bene che manco da tanto, va bene che ormai non riesco più a farmi giri di quelli intensi che mi facevo prima, però io queste non le avevo viste. Allora, costano un occhio dalla testa, costano 2,40€, 2,50€ per 6, e dico solo 6, salviettine pocket. Due azioni, esfolia e idrata, 20% aloe vera. Cellule morte, impurità eliminate, miglioramento dell'idratazione cutanea, senza alcol, parabeni, petrolati, esfolianti chimici. Io me le tengo, quindi non le apro, perché insieme allo shampoo secco questi verranno con me. Se riusciremo a fare un viaggio in autunno, voi direte, mo te li compri? Vabbè, mo li ho visti e li ho comprati. O magari se riesco anche ad andare fuori qualche giorno d'estate, ma non credo. Comunque, questo è quanto, 2 minuti, quindi non riesco sicuramente a vedere il volantino. Vabbè, ma non mi pare ci sia nulla di particolare. Ho visto che anche Spuma di Champagne ha fatto delle profumazioni diverse. C'è ovviamente quella scura che ha argan, la marrone scura, così argan e patchouli, tè bianco e latte di mandorla. Quella al tè bianco potrei provarla, le ho viste anche in negozio, però ovviamente avendone già comprate due, basta. E poi profumi, trucchi. Ah, un aneddoto velocissimo, sono andata, ho fatto un mezzo giro, ma mezzo neanche, un decimo di giro del reparto cosmetica. Stavo swatchando un rossetto della L'Oreal che ha fatto dei rossetti liquidi matte. Lo stavo swatchando, cioè, oddio, l'ho preso in mano, ho preso il tester e un bambino a fianco mi fa: ma tu non sei una femminuccia? Mi giro, della serie, ma stai dicendo a me? Io, come? Tu non sei una femminuccia? Io, come non sono una femminuccia? Cosa sono? Non lo so. Sì. Allora indica una ragazza del cartoncino tutta truccata: così sono le femminucce, come mia mamma. Bene, Alessandra, uscire senza trucco ti sta veramente rovinando. Con questo chiudo. Anche i bambini mi smerdano.